chiediamo anzitutto un'analisi prima della partita, poi le chiederò qualcosa del Pescara. La partita direi che Capuano è stato bravissimo a prepararla, l'ha studiata, ha studiato gli avversari, è stato bravissimo e i ragazzi in campo hanno tutti risposto a quelli che erano le sue direttive e quindi abbiamo meritato ampiamente il risultato. Sul Pescara si aspettava questa squadra? No, ma io non parlo mai molto degli avversari, direi che è stato bravo Capuano, l'ha indovinate tutte, l'ha studiata come ho detto prima, poi una volta che è andato sotto il Pescara si è un po' disunito magari, gli ultimi minuti hanno giocato in otto per la difficoltà dei cambi, quindi non è, secondo me non è il Pescara reale, perché è un attimo in crisi. E senz'altro si riprenderà. Ecco, però proprio per chiudere dall'alto della sua esperienza, un Pescara che fino a 10 giorni fa era testa a testa con il Catanzaro, ora è, virgolette, sprofondato con 3 sconfitte consecutive. Chiaramente non si può cancellare un percorso fatto bene in tanti mesi. Ma direi che Pescara, io dico che il Catanzaro ha messo le mani sul campionato, quindi difficilmente manderà all'aria tutto quello che ha fatto fino ad oggi. Il Pescara tornerà ad essere quello che era all'inizio del campionato e si giocherà senz'altro il secondo posto con il Crotone. Insomma, noi abbiamo giocato domenica scorsa con il Crotone, un pochino più difficile come partita, abbiamo pareggiato in casa, meritavamo di vincerla e il Pescara forse soltanto perché sta attraversando un momento difficile. Poi sai, prendi 7-8 gol in 3 partite, diventa tutto più difficile. Massimo, se hai una domanda per il direttore, giro io. Io lo saluto caramente, saluti davvero dallo studio, da parte mia, insomma ci conosciamo da tanti anni e quindi ricordo i suoi trascorsi benissimo nel Pescara perché è stato un grande dirigente. I saluti di Massimo Profeta da studio che ricorda i suoi trascorsi a Pescara, è stato un grande dirigente, grazie e complimenti. Mille.